Hola, hola a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti e benvenute in un altro mio video. Video che faccio in collaborazione con una persona speciale, a me tanto cara, speciale e deliziosa. Chi mi segue già da tempo sa che le mie collaborazioni, come ho già detto in altri video, nascono sempre dal cuore e dalla pancia. E anche in questo caso devo dire che è stato proprio amore, amore. E la collaborazione, da come avete letto dal titolo, la sto facendo con Zelda, la mia adorata Zeldina. Tesorina, sono felicissima di fare questa collaborazione con te. Ti mando un bacio speciale, un immenso bacio. Zelda ha un canale qui su YouTube, ovviamente, facendo un video in collaborazione con me, ha un piccolo canale e io trovo che i suoi video, a parte che è una persona veramente tanto 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 dolce e, come dire, non diversa dalle altre, cioè è una persona molto delicata, una persona, ma qua la luce c'è a sufficienza, perché sto in camera di Viviana che non posso andare nel bagno. Perché c'è il cane della signora di sopra che piange di nuovo disperato e non si può fare il video così. E vi dicevo, Zelda è una persona veramente a modo, come se ne trovano poche in giro. E tra me e lei c'è subito stato un grandissimo feeling che abbiamo ormai, credo, da quando ho aperto il canale. Credo sia stata una tra le prime persone a seguire il mio canale e una tra le mie prime iscritte addirittura. E poi ha deciso di aprire un canale anche lei. Non pubblica video quotidianamente o comunque insomma molto frequentemente, ma trovo i suoi video deliziosi. È una persona che sa spiegare benissimo le cose, ha una voce a mio avviso molto rilassante e se vi andrà, insomma, se vorrete dare una sbirciata al suo canale, non è assolutamente una telepromozione. Ma ci tengo, lo sapete, quando faccio le collaborazioni sono fatte sempre, sempre, sempre con il cuore. Quindi, se ne avete voglia, ovviamente, andate a dare una sbirciata al suo canale. Troverete delle recensioni, soprattutto su prodotti bio, perché lei è. Ma perché mi prudono sempre le orecchie quando inizio i video? Scusate, vabbè. Lei è proprio è precisa, dettagliata, soprattutto per quanto riguarda prodotti biologici. Lei, diciamo, ecco, è una persona che utilizza al 99% prodotti biologici. Se non è il 99%, poco ci manca. Ok, partiamo con il video. Che video sarà questo? Diciamo una sorta di promossi e bocciati del periodo, quindi i prodotti più utilizzati del periodo. Una sorta di chiacchierata su quello che stiamo utilizzando di più in questo periodo e del quale vi daremo le nostre opinioni, ovviamente super personali. Allora, io ho preso una scatolina, ho sistemato un po' di cosine. Sono prolissa, lo sapete, ma stiamo qua per rilassarci. Quando faccio i video più corti, me cazziate pure, si può dire cazziate, insomma, mi sgridate. E va bene, partiamo, partiamo alla grande. Allora, diversi prodottini. Vi presento, salve, vi presento, vi mostro quest'acqua micellare della Mil Mil, qui la chiama novità, fresca, come dice qui, detergente, fresca vitalità, viso, occhi e labbra, 3 in 1, deterge, strucca, idrata, tutti i tipi di pelle, anche sensibili. Sono arrivata a metà di questo boccione da ben 500 ml, mezzo litrozzo di acqua micellare. L'avevo acquistata veramente tanto tempo fa e l'avevo lasciata, ovviamente avendo migliaia, centinaia, decinaia e decinaia di scorte, quest'acqua micellare era rimasta sempre chiusa in un angolino e ho deciso appunto di utilizzarla e la sto, come vedete, insomma, sono arrivata appunto, dicevo, a metà. Che ne penso di questa? Allora, non mi sta piacendo, non mi piace. Allora, struccare strucca, non posso dire ovviamente io parlo solo del viso perché sapete che per gli occhi chiaramente
Io ripeto quasi sempre le stesse cose nei miei video, però capita pure che ci siano o nuove iscritte o comunque persone che aprono il video senza sapere manco chi io sia, chi possa essere, e quindi ripeto spesso le cose già dette in altri video. Scusate il telefono. Vabbè, non sarebbe un mio video senza interruzione telefonica. Era mia madre, dice che ce frega a noi. No, ma io ve lo dico. Era mia madre che voleva sapere se avevo chiamato io perché non aveva risposto al telefono in tempo. Vabbè, gli era arrivata una. Va bene, ok, andiamo avanti. Zellina cara, tu mi conosci, lo sai, insomma, mi sopporti e mi supporti, lo so, lo so. Va bene, allora io strucco solamente il viso con quest'acqua micellare, non strucco assolutamente gli occhi. Struccare, strucca, non posso dire che non strucchi. Anche bene, a mio avviso, e io insomma, tra la terra, il blush, il fondotinta, sono truccata e mi lascia la pelle pulita. Non mi piace, che cos'è che proprio non mi fa gradire l'utilizzo di questo prodotto? L'odore, la profumazione, la puzza, chiamatela come volete. Ha un odore di sintetico che fa paura. Puzza proprio di plastica bruciata, forse, o di metallo incandescente, c'ha un odore di metallo incandescente. Puzza, puzza proprio, sa proprio di sintetico, non so dirvi, proprio di sintetico. Sicuramente avrà un inci ciofecoso, ve lo faccio vedere, eccolo qui, che più ciofecoso non si può. Ce l'ho, la utilizzo, la termino, è un prodotto che sicuramente non riacquisterò. Rimanendo sull'onda dei prodotti che. No, ve li mescolo perché sennò sembra davvero un video di prodotti promossi e bocciati, di fatto un pochino lo è. Un prodotto che invece sto utilizzando con immenso ed estremo piacere è un prodotto che mi è stato suggerito da qualcuna di voi quando ho mostrato uno scrub corpo che avevo terminato tempo fa, quello famoso di Caloderma, e dovendo acquistare uno nuovo, tra i vostri suggerimenti mi è stato dato questo: il Talasso Scrub purificante con sale marino ed estratti di alga, venduto, distribuito all'Eurospin, stavo dicendo al Todis. Eccolo qui, si chiama In Primis. Sicuramente non ha un inci buono, sicuramente io ve lo metto qua all'inci, non ho assolutamente dato un'occhiata all'inci, sono andata su vostro suggerimento e qui ci dice: questo scrub abbina le proprietà esfolianti e purificanti del sale marino alle proprietà drenanti e rivitalizzanti delle alghe. Rinnova delicatamente il tessuto cutaneo, rendendo la pelle morbida e pronta a ricevere trattamenti specifici. La pelle è più liscia e levigata, una piacevole sensazione di rivitalizzazione, un immediato senso di leggerezza e benessere. Ragazzi miei, ragazze mie, chiunque sia all'ascolto e alla visione di questo video, è verissimo, è verissimo. Il prodotto si presenta in questo modo. Ora ovviamente si è separato l'olietto, va miscelato, loro dicono con la spatolina, che però io non ho trovato dentro, per cui utilizzo un cucchiaino senza nessun tipo di problema, e ha appunto la parte oleosa e la parte con i granelli, insomma. L'odore è veramente un odore di mare, mare, profumo di mare. Ecco, sognate quella cosa lì quando vi andate a spatasciare questo prodotto. E sentite, che devo dirvi, inci a parte, a me piace, scrubba molto bene, unge il giusto, devo dire la verità, una volta che andate a risciacquare non avete quella sensazione di pelle unticcia appiccicosa, e la pelle è veramente leggera, levigata e liscia, leggera, levigata e liscia, si sì, può essere, volevo dire rinfrescata. È veramente un prodotto che mi ha sorpresa e ringrazio, anche qui sono 600 grammi di prodotto, quindi è una bella mappazza, ma è pure vero che io sono bella, bella bombardona e quindi ne utilizzo insomma abbastanza e mi piace tantissimo. Eccolo qui, il costo è irrisorio, non me lo ricordo, guardate, non me lo ricordo, ma credo assolutamente sotto i 5 euro, dovrebbe venire intorno ai 3 forse.
Ma sì, tre qualcosa, non mi ricordo, non voglio dirvi, non voglio darvi indicazioni sbagliate, ogni tanto ne sparo qualcuna delle mie. Un prodotto che mi sta piacendo discretamente, che sto utilizzando a ripetizione, sono arrivata circa più o meno a metà, adesso non riesco a vedere bene, è questo deodorante giardino fiorito, eco biologico, organic della linea Officina Natura, Nature. Naturae, Naturae si dovrebbe leggere Nature, Officina Natura, insomma, questo qui. Cosmetici naturali, biosostenibile, certificato ICEA, eccolo qui, che mi è arrivato, se non ricordo male, nella nuova biobox che avevo preso dal sito di EcoBioBella. EcoBioBella, sì, avevo preso la nuova. Ho acquistato talmente tanti e tanti secoli fa la biobox che nemmeno mi ricordo da chi l'ho presa. No, no, Eco Biobella. Sì, insomma, sono sicura al 99%, ma dovrebbe essere così, sì, Eco Biobella. E mi era arrivato questo deodorante. L'ho messo in uso, in utilizzo. Io ho sempre il terrore con i deodoranti naturali, per esperienze mie precedenti, che non mi facciano effetto, che mi puzzino le ascelluzze. Allora, lo sto utilizzando con, devo dire, discreto piacere. Mi tengo sempre un pochino, frenata perché, allora, si presenta lì, è praticamente una formulazione liquida che va comunque agitata prima di essere utilizzata e al momento dello spruzzo, quando lo andate a spruzzare, al momento dell'evaporizzazione, insomma, dell'utilizzo, è proprio bagnato, è proprio liquido, vaporizza ma non tantissimo. Vi sparate e sta... Sta spruzzata, io in genere ne faccio due spruzzi su una ascella e due spruzzi sull'altra, ovviamente. E poi faccio questo lavoro, diciamo, per andare a spanderlo bene. Che mia figlia mi dice sempre: mamma, che stai a fare la gallina? Vabbè, faccio questo lavoro così, penso lo farete un po' tutte, per far spandere bene il prodotto su tutta la superficie dell'ascella. La profumazione è gradevolissima, è fiorita, non è assolutamente fastidiosa, si sente e non svanisce neanche immediatamente, cioè subito, diciamo, subito dopo averla spruzzata. L'unica rottura di scatole è che dovete applicarlo 3-4 minuti prima del momento in cui vi andate a vestire, perché tende a lasciare l'ascella un pochino bagnata, ecco, ha bisogno di un attimo di tempo in più per asciugarsi. Allora, che devo dirvi? Per il momento, quindi nel... Luna! 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 Questo cane è molto indisciplinato. Basta! Diciamo che per il momento, con la stagione fredda, devo dire che arrivo dalla mattina che lo, nel quale lo, cioè nel momento in cui lo metto la mattina fino alla sera, le mie ascelle non puzzano, ecco, diciamola proprio come si dice. Mi riesce a mantenere la sua efficacia nell'arco almeno di 12 ore. Non so dirvi con le temperature calde, quando comincerò a sudare copiosamente. Non ve lo so dire, ve lo saprò ridire poi. Per il momento è un prodotto che mi sta piacendo e che sto utilizzando con grande piacere. Una sorpresa meravigliosa, veramente meravigliosa, è nata, è arrivata dall'utilizzo di questo shampoo, l'ultra dolce shampoo della Garnier all'olio di avocado e burro di karité. A parte il pack, a me piace tanto sto giallo con questo disegno qui dell'avocado, questa immagine, con tutto che a me l'avocado non piace. Qui dice che nutre disciplina e nasce per capelli ricci o mossi tendenti al crespo. Quando ho visto questo, essendo diventati i miei capelli abbastanza crespi, ho detto lo provo. Sapete il mio amore per questi prodotti, anche questo è senza parabeni, dicono con estratti naturali, l'ho preso. Guardate. È una cosa favolosa. Allora, l'odore, il profumo è buonissimo un po' alla fine, come sono tutti questi shampoo della Garnier. Non vi so dire se profumi di avocado, perché io l'odore dell'avocado non ve lo so dire. Comunque, sicuramente avendo il burro di karité ha un odore veramente gradevolissimo. Il colore è un giallino, come che rispetta un pochino la confezione. La trovo così esotica questa confezione, con questi colori. Mi ricorda proprio le isole tropicali. Abbiate pazienza, mi gira, no, mi viene di dire questa cosa. Allora, sicuramente non è uno shampoo adatto a chi ha i capelli grassi. No, assolutamente.
avendo io i capelli secchi tendenti al crespo, ho trovato lo shampoo che fa per me, tra quelli ovviamente commerciali. Lascia i capelli morbidi come la seta, per niente stopposi. E li sento anche nutriti, i miei capelli ormai sono diventati secchi, anche la cute tende ad essere abbastanza secca, considerate che io lavo i capelli, riesco a tirare anche un 5-6 giorni prima di andare a rilavare nuovamente i capelli. E voi capite che 5-6 giorni è un'enormità, io che ero abituata a lavare i capelli almeno un paio di volte a settimana. E invece devo dire che purtroppo, per fortuna, mi sto seccando tutta, ciccia a parte, e per cui ho trovato in questo shampoo un validissimo aiuto e al crespo e alla secchezza, diciamo, e contro il crespo e contro la secchezza. Quindi per me è un prodotto straconsigliato qualora abbiate capelli appunto ricci, ma io vabbè non ce li ho ricci, però crespi, secondo me aiuta tantissimo. Poi ho ripreso ad utilizzare con enorme, enorme piacere e voglia la crema viso anti-age di Alchemilla, quella appunto anti-aging, questa qui per pelli mature e devitalizzate, qui dice, che avevo già utilizzato in passato. Anche questa è certificata ICEA, non vi devo dire tutte le certificazioni, non viene testata sugli animali, è un prodotto di Alchemilla. Sì, sfasciamola pura, è un prodotto di Alchemilla. Questa l'ho comprata con i miei soldini, non mi è stata inviata, perché l'avevo già utilizzata in passato, mi era arrivata in una vecchissima Bio Box e mi ero trovata benissimo. È una confezione da 50 ml, mi piace tantissimo l'applicatore e il sistema di utilizzo, diciamo, di questo prodotto, perché ha la pompetta che eroga pochissimo prodotto, quindi è una pompetta a mio avviso veramente top, giusta, e mano a mano che si spruzza, diciamo il cosino qui, chiamiamolo, come diceva la dottoressa Merope Generosa, come diceva, non è vero? Insomma, il tappino, il cosino, aiutatemi, insomma, viene su piano piano, per cui riuscite ad utilizzarla fino all'ultima goccia ed è una crema favolosa. Mi piace tantissimo, è una crema che non unge, idrata benissimo. Io la utilizzo come crema da giorno, quindi la metto la mattina. E mi dà un'idratazione pazzesca, ne basta veramente poca, però non appesantisce, non unge. Trovo che sia una ottima, ottima, ottima crema. Mi piace tantissimo, tanto, tanto, tanto. Tant'è vero appunto che è la seconda volta che la sto utilizzando, cosa per me abbastanza rara, perché ho sempre voglia di provare altre cose. Sto utilizzando sempre con estremo piacere e con piacere questa lozione tonica idratante di Centifolia, al ginkgo biloba bio, eccola qui, all'estratto di foglie di ginkgo biloba, ginkgo, come caspita si dice, eccolo qua. Anche questa arrivata, non mi ricordo se sempre nella box di Cuccioli Duomo oppure nell'ultima Bio Box, non me lo ricordo questo, abbiate pazienza, e sto adorando questo tonico per il viso, mi piace davvero davvero tanto, eccola che riparte verso nuove avventure. Che dice qui? Qui lo dice in francese, dice che ha un potere di struccaggio e rivitalizza la pelle senza seccarla grazie alla combinazione dei suoi attivi. Aloe vera, ginkgo biloba, acqua floreale di Amamelis, acqua di mandorla dolce, idrata e lascia la pelle fresca, pulita e confortevole, insomma, conforta la pelle, confortable, senza alcol, sotto controllo dermatologico e oftalmologico. Super promossissima, mi piace tantissimo, tantissimo. Non conosco i costi di questa linea di Centifoglia, ne sento parlare benissimo anche per altri prodotti. La confezione è da 200 ml e il PAO, qui mi dice la scadenza proprio che è 7 marzo 2018. Eccola qui.
mi piace tantissimo. Non escludo di quando potrò di provare altri prodotti di questo brand. Ho sentito recensirli online veramente bene, sia credo del latte detergente, non mi ricordo se anche delle creme, non mi ricordo. Comunque super super promosso, mi piace tantissimo. Sto utilizzando a ripetizione, l'ho messo anche oggi, questo, aia, dato una questa base indurente 3 in 1 con calcio di Debbie Nail Therapy, eccola qui. Qui dice che si può utilizzare anche come top coat volendo e credo che si possa fare. Io la sto utilizzando solo come base perché avevo le unghie un pochino indebolite. Adesso con il cambio dell'alimentazione che sto attuando vedo che la situazione sta migliorando, sto perdendo peso e quindi vedo che sia la pelle che le unghie eccetera eccetera stanno migliorando. Però un aiutino, credo che questo prodotto, prodottino me l'abbia dato. Sto cercando, pur non mettendo smalto, di tenere le unghie in questo stato, insomma, abbastanza curate, per quello che posso fare ovviamente, abbastanza curate e con un velo di questo smalto, di questa base, che oltre che essere molto molto persistente, quindi nonostante appunto io stia sempre con le mani nell'acqua, insomma abbia sempre da fare, le mie mani lavorano molto, devo dire che dura tantissimo, non se ne va subito e dà proprio un effetto. Non lo so, un effetto ordinato e pulito alle unghie e comunque credo che questo effetto indurente, avendo anche calcio, magari ce ne sarà in proporzioni, insomma, minime, credo però che il suo lavoro lo faccia bene. Vi ridico, vi ripeto, la Devil Nail Therapy, eccola qui, la base, adesso non so quello che caspita riuscirete a vedere, ecco, più o meno dovreste aver visto. Quindi per me è un prodotto valido, valido, e poi sapete che i prodotti di Debbie sono comunque dei prodotti piuttosto economici. Vi mostro gli ultimi due prodottini. Allora, Maybelline, The False Lashes, The False, che dice qua? The False's Push Up Drama Mascara. Non c'è niente da fare, gli sto dando miliardi di opportunità. Questo mascara, che peraltro è decantato in maniera positivissima, è recensito in maniera positiva da tante di voi che seguo, ne sento veramente parlare bene. Sulle mie ciglia ha un effetto pressoché nullo, non c'è niente da fare. Lui lo vedo addirittura, so di alcune youtuber che lo hanno decretato come il loro mascara top dei top, per eccellenza, preferito. Che vi devo dire? Ovviamente sapete, è sempre una cosa soggettiva, specie il mascara, come più o meno tanti prodotti, ma soprattutto i mascara. Sulle mie ciglia è come mettere niente. Lo scovolino è uno scovolino siliconico, eccolo qui, dalla forma cicciottina, ma neanche più di tanto, cilindrica direi. Non lo so. Sulle mie ciglia non produce effetti, qua se ne sta pure andando al sole, a posto siamo, non produce effetti positivi, metterlo o non metterlo è la stessa cosa. Ho provato con la base sotto, con il top coat sopra, cioè mettendo la base sotto, quella di Kiko che mi avete vista presentare in altri video, il mascara, due passate di mascara, il top coat sopra. Non c'è niente da fare, non si vede e soprattutto non allunga. L'unica dote che gli riconosco è di separare bene le ciglia, ma io ce n'ho già, cioè non sono più foltissime come una volta. Se me le separa pure troppo, te saludi e che ci rimane sull'occhio? Niente. Quindi per me è un prodotto che sto utilizzando, sto cercando di utilizzare, ma so già che finirà per andare a delineare le ciglia inferiori. Stop. Come faccio con tutti i mascara che non vanno? Non ce la posso fare. Vi presento l'ultimo prodottino più utilizzato del periodo, che è un super floppone. Anche questo è un prodotto che sto utilizzando, tant'è vero che ecco, sono praticamente, grazie a Dio, in dirittura d'arrivo. E voi direte, che cos'è? È il lip balm di Yves Rocher alla profumazione framboise. Eccolo qua, framboise.
Non mi piace, nourishing balsamo labbra nutritivo aroma di framboise, ma de che? Ma assolutamente no, ma sul lampone deve essere framboise, sì? Luna! Che rottura! Non mi piace, assolutamente. È un super mega floppone top in giù. Non mi piace. L'unica cosa che salvo è la profumazione che è gradevolissima e il fatto che colori vagamente, leggermente, vedete, da un leggerissimo tono rosato alle labbra. Questo prodotto è il prodotto più per labbra, diciamo, il lip balm più inutile che io abbia mai testato sulle mie labbra. Non fa assolutamente nulla. Vi dà, appena lo mettete, a parte questo profumo delizioso che si sente, ma lì ci fermiamo, sembra proprio un succo di frutta di lampone. Lampone, sì, sono lamponi questi. Framboise, framboise che è fragola. Oddio, ragazzi, c'ho un momento di. Vabbè, questo qui, insomma, ditemelo voi, sto framboise. A me sembrerebbe lampone, ma non so sicura. No, mi sa che sono fragole. Ok, questo. Appena lo mettete, vi sentite le labbra super lucide, super meravigliose, profumate, leggermente colorate. Dopo 10 minuti, ste labbra diventano super strasecche e tirano, tirano da morire. Quindi dovete andare continuamente a riapplicarlo, cioè dovete praticamente girare con questo in tasca. Ecco, ogni 10 minuti dovete andare lì. Voi capite bene che non è possibile. Ce l'avevo nella borsa, nella sacchettina, quella nella pochettina che metto nella borsa perché no, non mi manca mai un lip balm, ma stava lì abbandonato. Ho detto basta, lo devo finire perché sapete che non mi va di buttare i prodotti. Grazie a Dio, ecco, ne è rimasto proprio un cincinin. Dopodiché, adios forever and ever, sempre, per sempre e comunque, non mi è piaciuto per niente. Questi sono i prodottini, diciamo, che sto utilizzando, i più utilizzati del periodo e dei quali io e la mia Zeldina vi abbiamo voluto parlare. Vi ricordo, come sempre, quando faccio le collaborazioni, che nell'info box troverete il link per andare a vedere il canale direttamente, insomma, per andare direttamente a vedere il canale di Zelda. Tesoro, io ti ringrazio tanto per avermi proposto questa collaborazione, l'ho accettata ben volentieri. Io non ho mai il pensiero di fare le cose, perché, come semplice, che non ci potevi pensare tu a proporre da sta collaborazione? Sì, certo. Ma la mia testa, lo sapete, è presa da tante altre cose oltre YouTube e spesso mi sfuggono queste cose. Quindi ti ringrazio tanto, tesoro, e ti mando e mando a tutti voi il mio bacio super stramega galattico, con la speranza e con l'augurio che ci possiamo rivedere presto nei prossimi video. Sempre, solo e se qualora vorrete. Sì, più o meno si dice così. Un abbraccio, ciao a tutti.